Alle 2.40 di venerdì notte, alcuni malviventi col passamontagna assaltano un negozio di informatica in una zona centrale a Bergamo. Un minuto e mezzo per portare via 30.000 euro di refurtiva, le telecamere riprendono tutto. Come dire, stare impotenti a vedere qualcuno così bene, come si vede nel video, è veramente brutto vedere qualcuno che lancia, fa, apre, disfa tutto. La vetrina era antisfondamento, sono arrivati in contromano. Sì. La gente attorno pensava fossero degli ubriachi o hanno fatto una manovra in retro o un paio di manovre, non sappiamo se uno o due. La vetrina è venuta giù totalmente intera. Un negozio aperto nemmeno due mesi fa e con il sacrificio di titolari e dipendenti. E dopo tutto quello che abbiamo fatto per rendere il negozio così com'è, quando abbiamo visto veramente cos'era successo dopo che siamo stati avvisati, non è stato molto bello. Il titolare decide di diffondere il video della rapina su internet con un appello. Chi aiuterà ad individuare i delinquenti avrà un contratto di lavoro a tempo indeterminato. È stata una sua iniziativa personale che ho letto anch'io tra l'altro su Facebook, eccetera. Recuperata l'auto della rapina per i banditi potrebbe essere questione di ore. Sono intervenuti subito. Le hanno rincorsi a piedi, le hanno rincorsi in macchina, hanno fatto di tutto di più, hanno visto, rivisto come filmati. No, noi non ci arrendiamo, no, noi siamo assolutamente più forti di queste persone.